La terza esperienza dell'amore è un'esperienza che nobilita anche le altre due, perché è in grado di portare ad un livello di nobiltà e di grandezza sia l'amicizia sia l'amore di relazione. Si sta parlando di quello che i greci chiamavano agape, cioè l'amore di donazione. Come facciamo a spiegare ai nostri ragazzi l'agape? Beh, direi in questo modo. Immaginiamoci una madre che si scopre incinta di un suo figlio, ma nel momento in cui va a passare la visita medica, le viene diagnosticato una massa tumorale maligna sulla parete dell'utero. Questa massa è aggressiva, questa massa, se non viene prontamente rimossa, finirà col toglierle la vita e ovviamente viene proposto a questa donna un intervento chirurgico che asporti l'utero e che le salvi la vita. Il problema è che all'interno dell'utero c'è il suo bambino. E questa donna dice ai medici: "So quale sarebbe il meglio per me, ma invece chiedo a voi di fare questo. Aiutatemi a conservare la vita e le forze sufficienti per poter portare a termine questa gravidanza. E al momento della nascita del bambino, se dovrete scegliere fra me e lui, farete vivere il mio bambino e lascerete morire me." Questa è la storia che ha riguardato molte donne, molte madri. Una delle più famose è Santa Gianna Beretta Molla, proclamata appunto santa dal Santo Papa Giovanni Paolo II perché modello di agape, modello di amore, di donazione. Certamente un figlio che nasce da una madre così può dire tranquillamente che sua madre gli ha donato la vita due volte. La prima nel modo con cui ogni madre dona la vita a suo figlio, accogliendolo nel proprio grembo, portandolo nel proprio grembo, partorendolo e dandolo alla luce. Ma in questo caso ha dato la sua vita una seconda volta, perché sua madre è morta per dare vita a suo figlio e quindi la sua morte è stato il dono d'amore e di vita per suo figlio. Questo è l'agape, è quell'amore che ama prevenientemente, cioè ama per primo, ama incondizionatamente, ama continuamente. E se è necessario, non solo non rifiuta il sacrificio di sé, ma lo cerca se davvero serve al bene dell'altro. È chiaro che l'amore dell'agape è un culmine, un vertice a cui si arriva attraverso anche un cammino di comprensione di che cos'è davvero l'amore. L'agape è in grado di trasformare l'amicizia in un legame fraterno così intimo che se devo donare una parte di me, fosse anche una parte della mia stessa carne, un lobo del fegato, un rene se è compatibile, ad un amico che rischia la vita, lo faccio con tutto il cuore. Se è minacciato nella sua vita da qualcuno che gli punta una pistola contro, il proiettile me lo prendo io, perché mi viene spontaneo proteggere la vita di qualcuno che mi sta così tanto al cuore. Nell'esperienza dell'amore di una coppia, dell'amore dell'eros, l'eros arriva a un tale livello di compenetrazione che l'uno è pronto a dare la vita per l'altro, fino all'immolazione di sé, al sacrificio di sé. È il vertice di ogni esperienza dell'amore. È, se vogliamo, il motivo principale per cui dovremmo ogni tanto guardare la croce. La croce è simbolo e messaggio dell'amore d'agape, cioè di donazione per eccellenza. Eravamo morti a causa del peccato e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema della tua misericordia, quando il tuo figlio, il solo giusto, si è consegnato nelle nostre mani e si è lasciato inchiodare sulla croce. Ecco allora perché l'amore è l'argomento degli argomenti, perché è l'amore d'agape, l'amore eroico di donazione, l'amore che gratuitamente ama e gratuitamente dona e gratuitamente perdona,
che sta al centro dell'esperienza del cristianesimo, di quella cultura giudaico-cristiana che costituisce il 75% della nostra cultura europea degli ultimi 2000 anni. Comprendere questo significa comprendere ciò che sta alla base di 2000 anni della nostra storia, alla base di 2000 anni di esperienza giudaico-cristiana, di cultura, di storia, di letteratura, di musica, di arte, di filosofia, di pensiero, sta questa pietra angolare che è l'amore. Ecco perché è fondamentale capire che cos'è l'amore all'interno di questo pensiero che caratterizza la base del nostro essere europei e della nostra cultura occidentale.